subito un bel mi piace e l'iscrizione al canale, perché quest'oggi, raga, facciamo il delirio. E vi ricordo che tutti i migliori prodotti Pokémon li potete acquistare sul Frederick Store. Utilizza il codice SGWAIN per avere il 5% di sconto su tutto il tuo carrello e ricevi in omaggio una delle mie tantissime carte autografate. Guarda qua che sono belle, stupende. Tutte le edicole sono state rifornite di prodotti di 151, una delle pochissime espansioni che a distanza di mesi sta mantenendo un hype pazzesco. E ha visto il prezzo di molte carte singole salire, ma salire sempre più in alto. Vabbè, Sgwe, salire, non esageriamo, mo? Esageriamo? Quale esageriamo? Secondo te, dimmi un po', questo Jinx che ti sto facendo vedere adesso, a quanto sta? Quanto costa, più o meno? Che ne so, Sgwe, 5, 10 euro, quanto può costare? Peggio mio, t'avevo detto io, tu non sei del mestiere, non ci sta niente a fare. Prezzo di mercato 25 euro e stiamo parlando di una semplice full art di un Pokémon meme. E questo Wigglytuff invece, secondo te, a quanto sta? Ma Sgwe, Wigglytuff, ma che deve valere? Che deve valere 25 euro pure lui, vale. Ne facciamo altri? Ma perché accade questo? Quali sono i motivi? Perché 151 è entrato nel cuore di tutti, ma proprio tutti. E in moltissimi stiamo facendo il Masterset. E per completare un Masterset, si sa, non bastano solo le carte più belle, servono tutte le carte, dalla prima all'ultima, dalla più bella alla più brutta, tutte. E dato che mi mancano solo 14 carte al completamento del mio album e quindi potrei ancora spacchettare, direi che... Dai, no, giro dell'edico! E tu mio, già pronto, sono quello che c'è in mano, pom, era in mano, beddu mio, ora è tutto in terra. Siamo dentro alla primissima edicola, la stessa in cui Daina pochi giorni fa ha trovato le due confezioni di buste che avete visto nello short. Quindi siamo tornati per controllare se gli fosse sfuggito qualcosa. Ho notato subito che una delle due collezioni con poster era stata già venduta, quindi ho preso l'ultima per 19,90 e ho chiesto al commesso se ci fosse altro. E guardate un po' cosa ha tirato fuori: tre minitini, di cui due di 151 a 11,90 l'una, che ovviamente prendo subito. Guardate Car Market: Meow minimo a 15 euro più spedizione e Arcanine a 17 più spedizione. Poi ci propone due comunissime teen di Coraidon e Miraidon, che scartiamo, e un ETB di Zenith in regale a 54,90, consegnato proprio il giorno stesso. Prezzo normale, niente di che, ma dato che l'espansione merita e ne ho davvero pochi, prendo anche quello. Totale della spesa nella prima edicola con due mini teen, una collezione con poster e un ETB, 98,60 euro. E si va dritti verso la prossima. Non so voi, ma non appena ho sentito che 151 è stato immesso di nuovo nelle edicole, sono impazzito. Cioè, mi è ritornata quella voglia di girarle che non avete idea. Cioè, roba che non facevo veramente da tanto tempo. Ed eccoci nella seconda. Inizio subito a curiosare e noto tanto materiale. L'edicolante si mette subito a disposizione e mi propone i booster bundle a 34,90. Peggia mia, è che lo sapevi che cercavo questi? Non uno, ma due! Prodotto che attualmente gira intorno ai 50 euro. Non possiamo mica lasciarlo lì. Poi vediamo le collezioni di Grafaia EX, le mini teen di Destino di Paldea e anche i booster bundle di Destino di Paldea. Una serie di collezioni, Luna Ruggente, quella di Cyclizar. Ho trovato anche le collezioni con raccoglitore di 151 a 29,90 l'una. Interessanti, ma non troppo, dato che già ho diversi di quei raccoglitori e ci sono solo 4 bustine. E infine, sfogliando le bustine sfuse, in quelle da 4,50 euro ho trovato Evoluzione a Paldea, Tempesta Argentata, Lucentezza Siderale, Scarlatte Violetto e niente di che. Adesso stiamo andando in un'edicola molto piccolina, dove di solito al massimo ho trovato qualche bustina che non ho mai preso perché non era mai interessante. Però, dato che questo mese proprio si sono impegnati, vediamo se anche a questa edicola hanno dato qualcosa di più interessante. In questa edicola notiamo subito dalla vetrina tracce di 151 ed anche qui un ETB di Zenith regale. Quindi, fiduciosi, entriamo e chiediamo se hanno altro. L'edicolante comincia subito a rovistare e mi trova una collezione con poster di 151, che non disdegno mica. Poi qualche mini teen di Destino di Paldea e un booster bundle di 151. Anche qui, oggi è la mia giornata fortunata, non ci sta niente a fa. A questo punto chiedo delle bustine singole e mi vengono proposte prima quelle da 5 euro, che purtroppo sono tutte dell'ultima espansione Chrono Force, e poi quelle da 4,50 euro, di cui lo scatolo è ancora chiuso con il bollino Jedis. Quindi sarò
il primo a vedere il contenuto. Nella prima metà trovo solo bustine di scarlatte e violetto base. E nella seconda metà la stessa identica storia. Pago quindi la confezione di buste e la collezione con poster per 54,80€. Oggi è mia giornata, sì. La giornata da spendere, mannaggia a loro. Io non sto davvero credendo ai miei occhi. Edicole che di solito non avevano niente. Ma niente proprio perché non gli veniva mandato niente. Ora sono piene. La cosa che un po' mi dispiace invece è che per quanto riguarda le bustine singole non sono riuscito a trovare niente di interessante. Tutti set recentissimi. Ed eccoci in un'altra edicola, in cui chiedo, come sempre, di vedere le bustine Pokémon. Nel frattempo io sfoglio i soliti set recenti, mio fratello si accorge che... Forse ci sono le confezioni di bustine, quelle di 151. Dai na, un falco sei peggio mio, tutte cose vede. Ed è proprio così, una confezione con due booster bundle di 151. E non è finita. Dopo poco, infatti, mi rendo conto che dietro al primo scatolo di booster bundle ce n'era un altro uguale. E adesso arriva il bello, perché vedo pure un set allenatore fuori classe sempre di 151. E non è ancora finita, perché dopo le minitini di Destino di Paldea che scartiamo, ci viene proposta la confezione delle minitini miste, in cui troviamo, guarda caso, 151, 151 e 151. 3 su 3, sto impazzendo. E che ve lo dico a fa? Ho preso tutto! 4 booster bundle, un ETB e 3 minitini, per un totale di 230,20€. Abbiamo speso di più in questa edicola che in tutte le altre messe insieme. Roba da non crederci. Cioè, non mi aspettavo tutto questo. Quante ne aveva? 4. E poi le TB. Un sacco di mini tin. Andiamo invece in un chioschetto, uno di quelli che c'è a bordo strada, che questi a volte mi hanno dato delle gioie immense. Vediamo se troviamo qualcosa. Ed eccoci in questo chioschetto. Piccolino, ma devo dire molto assortito. Non sono riuscito a farvi vedere tante cose perché era tutto esposto nella parte alta. Oltre alle bustine sfuse, purtroppo tutte di set recentissimi, aveva soltanto le collezioni di Grafaiai, Cyclizar e Luna Ruggente. Nessuna traccia di 151. Evidentemente in questa edicola è arrivato già qualcuno che ha preso tutto quello che non c'era 151. Oppure, stranamente, non è stata rifornita neanche di un prodotto di 151. Strano. Potrebbe anche essere che siamo stati fortunati fino ad adesso e da questo momento in poi non troviamo più niente. No, non è vero. Può capitare. Adesso entriamo in una tabaccheria che qualche tempo fa non aveva niente di Pokémon, ma data questa esplosione potrebbe anche essere che troviamo qualcosa. Proviamo. Noto subito diverse buste per terra, stile mystery box, che mi fanno ben sperare. Ma chiedendo delle bustine Pokémon, purtroppo ci rispondono che è tutto finito. Ma come tutto finito? E che avete preso d'assalto solo st'edicola? Mannaggia. Niente da fare. Infatti ricordavo, però, visto che ha detto che comunque qualcosa arriva, quindi teniamola sotto. Esatto. Altro tabacchino molto piccolo. Mi aspetto qualcosa, dai, Daina. Sì, però le occhiali leviamocene, no? Sta scurando, ma quanto tempo passa? Ma non lo so io. Ci vengono proposte le solite bustine sfuse molto recenti da 4,50€. Meglio di niente. E nel frattempo noto che il mese di aprile è ricco di bustine di scarlatte e violetto base. In tutti i box immessi ad aprile non ho trovato assortimento, solo ed esclusivamente scarlatte e violetto base. Per sicurezza ho dato anche un'occhiata in giro, per capire se ci fosse qualche collezione. Ma niente da fare. Abbiamo fatto bene, benissimo, a prendere finora tutto quello che conveniva prendere, perché come vedete quelle vuote ci sono. Per esempio anche questo non aveva nessuna collezione. In ogni caso non ci arrendiamo ed entriamo nella prossima, e la situazione è decisamente migliore. Purtroppo niente booster bundle di 151, ma ci sarà qualcos'altro. Inizio così a sfogliare le bustine sfuse, che a sto giro sono veramente tante, ma non trovo nulla di interessante. Chiedo quindi di vedere la confezione che contiene ancora tutte e tre le mini tin, ed eccola, quella di Machamp di 151, artwork che ancora non avevamo trovato. E allora pago 11,90€ e ci dirigiamo verso la prossima destinazione. E siamo dentro, finalmente in un'edicola in cui possiamo fare da soli, senza bisogno di chiedere niente. Guarda quanti bei prodotti ci sono. Signora, si sposti però, non vede che non riesco a prenderli con lei davanti? Io non lo so. Due tin di Miraidon, un booster bundle di Destino di Paldea, le recenti Stacking Tin. Ah, che goduria!
le mini tin di Dragonite e Meow di 151 che mettiamo in saccoccia, poi quelle di Destino di Paldea e addirittura un bauletto Avventura a Paldea, quello con la promo di Pikachu. La prima volta che lo vedo in edicola non me l'aspettavo. Nessuna collezione però di 151. Quindi andiamo in cassa con le due mini tin e paghiamo. Regà, si è fatta notte ed è tutto in rosso. Io sono ancora con le occhiali da sole, ti rendi conto? Ed eccoci tornati con un bottino gigantesco. Non avrei mai immaginato di trovare tutto questo materiale di 151 in edicola, soprattutto perché siamo già alla metà del mese. Ma in totale quanto abbiamo speso per tutto questo? 8 mini tin da 11,90, 2 collezioni da 19,90, 7 booster bundle da 34,90 e 2 TB da 54,90, per un totale di 489,10€. E tu, sei riuscito a trovare qualcosa nelle edicole della tua zona? Fammelo sapere qui sotto in un commento e poi continua a guardare questi due video che sicuro non te ne penti. Lascia fare a me.